Oggi facciamo il nostro ingresso dalla collina di Castel San Pietro per attraversare l'antico ponte romano. È possibile ammirare il Duomo dal candido campanile. Scendendo la scalinata si scorge inoltre la Basilica di San Pietro. Si deve attraversare il fiume Adige, che è il secondo fiume più lungo d'Italia. Il primato spetta al fiume Po. All'orizzonte si nota il cupolone della chiesa di San Giorgio. Arrivati sull'altra sponda dell'Adige, troviamo tracce della contaminazione che esercitò anche la Serenissima, ben visibili dallo stile delle aperture in questi palazzi. In seguito troviamo appunto la basilica dedicata a San Pietro, ma che rimane conosciuta come Basilica di Sant'Anastasia. In era longobarda fu re Teodorico a darle questo nome e i veronesi la chiamano ancora così. È un esempio di gotico italiano. Se ne può ammirare infatti l'arco a sesto acuto. Le lunette del portale sono affrescate e sono dedicate alla Santissima Trinità. L'ulteriore curiosità è che questa è la chiesa più grande di Verona. Ora ci involiamo verso la cattedrale del patrono di Verona, San Zeno. Ne ammiriamo la parte retrostante con le righe alternate a tufo e cotto, un colore quest'ultimo che sembra un omaggio alla carnagione scura dell'africano San Zeno. Arrivò dalla Mauritania e fu l'ottavo vescovo di Verona tra il 362 e il 380. La torre campanaria è alta 72 metri e la vediamo qui scortata da alcuni cipressi. L'opera di San Zeno fu così importante che secoli più tardi, intorno al IX secolo, grazie alle autorità del tempo come il re Pipino, si decise di compiere questa prodigiosa opera davanti ai nostri occhi, conferendone la necessaria grandezza, rilasciando alla città un capolavoro in stile romanico, dove spicca il rosone della fortuna, così chiamato per la presenza di statue che ricordano l'alternarsi delle vicende umane, e serve per catturare la luce necessaria. Al di sotto, il protiro mantiene due leoni di guardia che intimidiscono i malintenzionati, e trova la preziosa collaborazione di due volenterosi al sostegno, e non senza fatica. Concludiamo con alcune immagini dello scontro tra re Teodorico e Odoacre, e immagini del Nuovo Testamento, altorilievi creati dal maestro Guglielmo.